Beh, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, io ho visto 2 volte il film e poi ho visto anche lo spettacolo teatrale qui. E nonostante l'avessi visto per 3 volte, ho pianto tutte e 3 le volte. Quindi, diciamo, l'effetto si ottiene. Questo è almeno lo dimostro io. E io volevo fare una domanda invece sulla scenografia e sulla fotografia del film e dello spettacolo teatrale, perché ci sono molti incastri. Io ho apprezzato tantissimo anche le proiezioni che ci sono state durante lo spettacolo e quindi volevo che parlaste un po' di questo. Ecco, grazie intanto. Allora, questo film io, mi premetto, ho già detto che ho una certa età, e quindi in questo momento, poi mi viene fra 5 minuti, non ricordo il nome della mia scenografa del film. Qualcuno me lo può dire, puoi andare a verificare, perché è successo questo. Praticamente tutti quelli che hanno fatto il film, quasi tutti, tranne Pippi Valmondo-Scalzi, sono state persone che durante il Covid, quello duro, sono entrate in sostituzione di altre persone che proprio per il Covid non hanno poi potuto fare il film, no? Ed è stata anche questa una concomitanza incredibile, perché hanno fatto tutti, noi ci siamo conosciuti per fare questo film, un lavoro incredibile. La scenografa del film, che è molto giovane, ed è napoletana, di cui ora a breve mi ricorderanno il nome, che ha fatto il lavoro Sì, come tra i costumi di Lavinia Ponsignore, perché Maria non Ponsignore, che è entrata in sostituzione di Mariano Tufano, che avrebbe dovuto fare il film, che aveva fatto i costumi del teatro, perché Mariano pure, per i motivi che abbiamo detto, ha dovuto mollare il film. Allora, Mike Stern è un direttore della fotografia polacco che ho conosciuto sulle riprese di un film che mi ha, devo dire, regalato grandi soddisfazioni 2 anni fa, che è Non odiare, di Mauro Mancini, un'opera prima. Sì. Opera prima è stata a Venezia, ha vinto molti premi, notevole da Trieste, molto bello, recuperatelo se non l'avete È un bellissimo film. E io ho scoperto questo direttore di fotografia molto giovane che è il mago delle ombre. A me serviva un film dove l'ombra fosse più ombra e la luce fosse più luce. E in Polonia c'è una grande scuola di direttori della fotografia e la loro luce è diversa dalla nostra, perché è una luce più soffusa per tutti i paesi del nord. E mi piaceva che in una scuola, in un film, una storia ambientata a Napoli, ci fosse una luce che mi desse la possibilità di dare subito, dall'inizio, un tono leggermente, come dire, onirico alla storia, no? Che mi permettesse poi che i passaggi decisamente onirici, come i sogni del nostro protagonista, non arrivassero troppo, in maniera troppo irruenta. E per quello che riguarda il teatro, le scene, diciamo, le scene sono di Gianluca Amodio, che lavora con me, che è un bravissimo scenografo, molto giovane. E quello che riguarda le proiezioni che utilizzo in teatro è un sistema di retroproiezioni che ho usato in molte, anche in qualcuno parla nel video del Google, utilizzavo questo sistema, che è un tool che crea come una membrana tra il pubblico e lo spettatore, ma mi permette di uscire dal realismo. Il teatro chiaramente è una sola inquadratura ed è un totale. E con le musiche di Bibbio, con il lavoro di Marco Palmieri, che è il mio disegnatore delle luci in teatro, e con queste produzioni mi dà questa possibilità di isolare i miei protagonisti e di far vivere al pubblico quello che nasce nella mente dei protagonisti. E quindi è un sistema molto semplice, ma che utilizzo spesso perché mi emoziona, semplicemente. Sono note tecniche molto importanti, abbiamo Stomen, Oh, c'è prego. Antonello De Martino, Antonello De Martino, che Antonio è uno De scenografo. Martino, che ha lavorato con Capuano 2 volte, ha Assolutamente. lavorato con Giuseppe Ed Gaudini. è straordinaria la casa che noi abbiamo, avete visto quando l'abbiamo trovata, e per me è stato un colpo perché ho visto questa meravigliosa villa che avete visto ed era veramente molto vicina a quella che avevo immaginato pensando al film. Cioè, ma è questa. Il problema è che dentro era completamente vuota, quindi tutto quello che vedete nel film è stato creato da De Martino in maniera veramente eccezionale.